Ciao a tutti, oggi vi spiego il mio motore, Max Power XP3 World Edition, che è il motore di punta di casa Max di Massimo Fantini. È un motore che monta albero da 11,9, un motore a tre luci con i cuscinetti in ceramica e rappresenta, diciamo, la massima evoluzione degli ultimi 5 anni del motore Max. Quest'anno è stato ipercollaudato, ipertestato, ha come base il World Champion, che, diciamo, è stato titolato così in quanto nel 2010 Max Power è stato campione del mondo con Barch a Houston. Il motore, diciamo, è un motore, diciamo, per tutti, non è complesso né da carburare, abbiamo puntato molto su questo, un motore che potessero usare tutti. È un motore che riesce anche a consumare poco. Ieri sono stato uno dei pochi a fare i 5 minuti, anche a Leno siamo stati dei pochi a fare i 5 minuti e comunque non sacrificando troppo le prestazioni, anche se comunque siamo un po' indietro, siamo settima, ma quello per altri problemi, lì poi anche un po' colpa mia. Diciamo che non abbiamo mai avuto problemi quest'anno riguardo rotture o problemi strani, anche perché diciamo che lo sviluppo è stato molto forzato, tanti mesi in pista ad alte temperature, il motore è stato provato e testato in Sicilia, quindi riguardo le temperature lì siamo in ordine. Questo è il motore che ci accompagnerà anche a Bangkok, al mondiale, anzi proprio questo è uno dei motori che non stiamo usando perché è stato selezionato per Bangkok. E speriamo di essere abbastanza in ordine, con i consumi ci siamo, con la carburazione anche. Speriamo di andare bene. Ci sono anche tanti altri ragazzi che lo stanno usando, anche dalla Sicilia, in tutta Italia, categorie F2, F1, e stiamo riscontrando che tutti sono contenti di questo nuovo motore, forse più del vecchio, perché abbiamo sicuramente migliorato le prestazioni, abbiamo alzato lo standard delle prestazioni del motore, che una volta andava anche bene, ma sicuramente con questo abbiamo raggiunto l'apice delle nostre performance. Detto questo, ho finito. Grazie. Ciao.